Simona Savini, 7-8 novembre a Roma un agorà dell'acqua, un importante incontro nazionale, sono due giorni. A che punto è il movimento e di cosa c'è bisogno di parlare ancora riguardo questo argomento? C'è bisogno molto di parlare purtroppo perché a più di 4 anni dal referendum non solo quel risultato non è stato applicato ma con pervicacia è stato perseguito per annullare quella vittoria, e quella vittoria fino adesso ha costituito un argine in qualche modo alle privatizzazioni dell'acqua, perché invece in altri settori le privatizzazioni sono andate avanti purtroppo, però adesso siamo consapevoli che quell'argine non è più sufficiente e siamo consapevoli del fatto che siamo in una nuova fase, che c'è una nuova narrazione privatizzatrice che in qualche modo sta invertendo anche quella vittoria culturale, e il nostro sforzo collettivo insieme ad altri movimenti deve essere esattamente quello di ricreare quel clima culturale, quella narrazione sull'acqua bene comune che ci ha permesso di vincere i referendum. È una fase diversa, in qualche modo i provvedimenti di questo governo sono molto più ambigui e molto più subdoli di quanto fatto dal governo Berlusconi, e dal punto di vista culturale abbiamo già vinto 4 anni fa e vediamo che è difficile portare avanti le privatizzazioni sull'acqua in questo paese nonostante si stia creando un quadro normativo che spinge i comuni a farlo. Fare rete, cercare di fare massa critica con altri movimenti, però serve anche una sponda a livello politico. Da questo punto di vista è possibile un'alleanza tra voi ad esempio e il Movimento 5 Stelle, che si è fatto portatore in più occasioni delle medesime istanze? Beh, diciamo che l'alleanza più che nei nomi è nei fatti, e come sempre noi proponiamo dei temi e come sempre proponiamo a tutte le forze politiche, a tutte le forze sindacali di lavorarci in modo disinteressato e senza bandiere. Questa è stata la formula vittoriosa dei referendum, e quei referendum non hanno un volto noto, non hanno una bandiera nota se non la bandiera dell'acqua, e siamo convinti più che mai che la ricetta vincente è quella. E questo è un momento in cui bisogna davvero mettere da parte i partitismi e bisogna lavorare sui temi. I temi effettivamente sono temi su cui lavorano diverse forze politiche e diverse forze sindacali in modo molto frammentato, nonostante il tentativo di lanciare alleanze, reti e coalizioni. E noi non vogliamo fare una rete fino a se stessa, vogliamo trovare dei temi sui quali lavorare insieme, e sicuramente il Movimento 5 Stelle come altre forze politiche ha assolutamente una convergenza di interessi, la proposta è appunto quella di lavorare insieme senza bandiere.